Benvenuti alla quarta video newsletter del mio canale, che in realtà è classificata come numero 3, visto che c'è un numero 0. Invitandovi a recuperare tutti i video della video newsletter, se nel caso ve ne foste perso qualcuno, in particolare quello di presentazione del canale, vi lascio la playlist in descrizione. Vado però in questa nuova uscita a presentarvi una nuova serie che sta per iniziare sul canale, la cui periodicità, tra l'altro, ancora è un po', diciamo così, ballerina, perché si dovrà incastrare insieme alle altre due serie infrasettimanali che ci sono sul canale, ovvero quella dedicata alle biografie, cioè ritratti, video di scienza, e quella dedicata invece alla mia collezione Disney. Era da diverso tempo che avevo in mente di far partire questa nuova serie, però voi per un motivo, voi per un altro, sempre avevo rimandato. Poi finalmente, con l'annuncio di un film che aspettavo da diverso tempo, e questo non solo mi ha fatto sciogliere i dubbi, ma anche mi ha fatto decidere l'argomento da cui iniziare. Perché, se ancora non l'aveste capito, ma è evidente dal titolo della video newsletter, in questa nuova serie mi andrò ad occupare di supereroi. L'idea della serie nasce da lontano. Mi sono sempre interessato ai fumetti di supereroi e quando poi ho iniziato a recensirli sullo Spazio Bianco, a volte ho provato a inserire informazioni scientifiche all'interno delle recensioni stesse. Questa cosa nel frattempo, cioè unire scienza e supereroi, la stavo esplorando sui miei vari blog che avevo all'epoca e poi alla fine, quando finalmente abbiamo con lo Spazio Bianco varato il network di blog, come blog interno, tra i vari argomenti che ho affrontato nel blog c'erano anche appunto la scienza con i supereroi. Perché con e non dei o la fisica dei supereroi? In realtà all'inizio era proprio la fisica dei supereroi, poi ho cambiato in corsa il titolo. Il motivo è semplice, perché non voglio approfondire tanto la scienza dietro i supereroi, in realtà anche. Però voglio cercare di capire come funziona la scienza, o quantomeno di far capire a voi che ascoltate o a voi che mi leggete, come funziona la scienza insieme con i fumetti dei supereroi. L'idea infatti è quella di fornire degli spunti e, perché no, anche quella necessaria curiosità per approfondire in maniera indipendente non solo tutto ciò che leggiamo nei fumetti oppure nei romanzi in generale, nelle opere di fiction, ma anche tutte le informazioni che ogni giorno ci arrivano dai giornali, per esempio. E proprio per sfruttare questa idea, alcuni anni fa ho proposto proprio la scienza con i supereroi in una serie di conferenze che ho realizzato per l'Osservatorio Astronomico di Brera e che erano dedicate a studenti delle scuole superiori. In quell'occasione ho affrontato diversi supereroi, partendo da Superman. Tra l'altro, le conferenze erano strutturate in due parti: una prima parte dedicata a quello che chiamavo il supereroe principale della puntata, diciamo così, e poi una mini conferenza, mini presentazione dedicata a un secondo supereroe, un po' come le backup story di molti albi di supereroi. E in questo caso ricordo perfettamente che il personaggio della backup conference, diciamo così, di esordio era Ant-Man. Questo perché ho ideato praticamente nella notte la sua presentazione, visto che purtroppo il giorno prima che dovevo realizzare questa prima conferenza scomparve Stan Lee, per cui era abbastanza ovvio dover in qualche modo realizzare anche un omaggio al grande creatore di supereroi della Marvel. Ovviamente, se state guardando questo video e siete anche appassionati di supereroi, sapete che sta per uscire uno dei film di supereroi probabilmente tra i più attesi degli ultimi anni, ovvero Flash. D'altra parte è anche uno dei miei film più attesi, per cui alla fine, tra un inizio con Superman, un inizio con Batman, un inizio con Ant-Man, alla fine ha vinto inizio con Flash, per cui a breve avrete il primo video di una miniserie all'interno della serie, quelli che cavalcano il fulmine
che peraltro è anche una serie di articoli che sto pubblicando sul Caffè del Cappellaio Matto. Vi lascio in descrizione i link a tutta la serie, che nelle prossime settimane si andrà a popolare di nuovi articoli che tra l'altro hanno fatto la base a loro volta proprio della conferenza che avevo dedicato a Flash in quella serie realizzata per l'Osservatorio di Brera. Per cui, arrivati a questo punto, sperando di avervi incuriosito, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi appunto questi della scienza con i supereroi. Saluti a tutti!